Ciao a tutti, io sono Selene del canale Un Punto alla Volta e oggi con voi volevo realizzare questo cuscino a forma di onigiri che personalmente trovo carinissimo, nel senso io per queste faccine qui impazzisco. E niente, ho avuto questa idea perché avevo del materiale a casa, infatti serve semplicemente un plaid bianco e uno nero. Per i pezzi, e appunto è veramente facilissimo. Per cui io vi lascio al resto del tutorial e noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Un bacione! Ciao! Come vi dicevo, vi bastano solo dei plaid, uno bianco e uno nero, e poi dell'imbottitura. Allora, vado a ripiegare la stoffa, e quindi lavoro su due strati di stoffa. Vado a misurare 41 cm questi due lati e poi, facendo perno con il metro, vado a segnare 41 cm da un lato all'altro. Quindi vado a ritagliare la stoffa. Quindi alla fine avrò due pezzi di questi bianchi, che appunto formeranno il corpo dell'onigiri, poi un rettangolo 18x26 cm, due dischi neri da 7 cm di diametro, due bianchi da 4 cm di diametro e la bocca. Vado a posizionare gli occhi e andrò a passare a zigzag e appunto queste parti che vi sto mostrando, tutto il contorno sia degli occhi che della bocca. E questo è il risultato finale. Vado a mettere quindi la stoffa dritto contro dritto e vado a cucire la parte curva. Poi prendo il rettangolo nero e lo vado a posizionare esattamente a metà tra le due parti dove si incontrano. Quindi lo vado a fissare con il punto a zigzag. Ed ecco, finita anche la parte dell'alga. Questo è il risultato finale fronte retro. Vado a rigirare l'onigiri, per cui lavoro al rovescio, e andrò a chiudere anche gli altri due lati. Quindi punto dritto tutto intorno, ma lascio circa 10 cm per poter poi rigirare la stoffa e imbottirla. Ora posso rigirare l'onigiri, per cui mi aiuto con il foro che ho lasciato e rigiro la stoffa. Prendo l'imbottitura e inizio a riempire il mio cuscino.
Non resta che chiudere quest'ultima parte, io l'ho fatta a mano e l'onigiri sarà finito. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, questo risultato finale, e giù in descrizione trovate tutti i link della fiera, per cui sia il sito dove comprare i biglietti e anche i link ai social. Ciao!